Buonasera, ore 21, benvenuti a un nuovo numero di replay dallo studio centrale di TV6. Sta diventando un calvario il campionato del Pescara, la sconfitta pesante subita a Sassari, la terza consecutiva con 4 gol di scarto, accentua la crisi dei biancoazzurri anche dopo il cambio in panchina con Bucaro. Il neo allenatore ha strigliato la squadra, rea di non avere il necessario carattere per portare punti a casa. Aggiungiamo però che sarebbe semplicistico attribuire questa forte criticità soltanto ad un fattore mentale. Ci sono evidenti lacune a livello strutturale. Ne parleremo con i seguenti ospiti. Totò De Leonardis, buonasera Totò, buonasera. Ben rivisto. Un bentornato in questo studio al giovane collega di Sky, pescarese puro sangue, Luca Cilli. Ciao, bentornato Enrico. E ben buonasera, rivisto. Buonasera, grazie a te. Con noi Paolo Renzetti, buonasera Paolo, buonasera. Reduce dal lungo viaggio da Sassari, Paolo bentornato, un ben rivisto a Francesco Di Francesco, salve, buonasera, buonasera Francesco, ed anche al nostro Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. A te, ciao. Vado a salutare Andrea Costantini come sempre per i posticipi e per le altre notizie. Sì, ciao Enrico, buonasera, sì, in campo in questo momento in Serie A la capolista Inter che sta giocando contro il Genoa, 0-0 il parziale, medesimo punteggio nel big match del girone C di Serie C, il derby tutto campano al Menti di Castellammare tra Juve Stabia e Casertana, anche lì il parziale è di 0-0, a te. Non ci sono panchine saltati in Abruzzo, però vicino all'Abruzzo? No, però ad esempio nella vicina San Benedetto del Tronto ieri sera è stato sollevato dall'incarico Maurizio Lauro, che non è più tecnico della San Benedettese, si cerca ancora il sostituto, era stato fatto anche il nome di Tiziano De Patria, che però non può allenare in quanto è legato contrattualmente al Sassuolo, balla il nome di Augusto Gentilini, però le riserve dovrebbero essere sciolte entro il pomeriggio di domani. Dunque continua l'agonia del Pescara, domani si torna in campo, turno infrasettimanale per il Pescara, ancora una gara in trasferta sul terreno della Recanatese, ne parleremo più avanti, adesso concentriamoci sui problemi inerenti alla squadra che non riesce più a risollevarsi, sesto posto in classifica, si allungano le distanze, possiamo vedere anche la classifica dalla terza, dalla quarta, dalla quinta, ecco Maurizio da qui ci fa vedere subito la graduatoria dei meriti, il Cesena ormai con 74 punti sta distanziando anche la Torres, 62 punti, al terzo posto la Carrarese che ha 9 punti in più del Pescara, al quarto posto c'è il Perugia, 52 punti, 8 punti in più del Pescara, al quinto c'è il Gubbio, 48 punti, quindi 4 punti in più sui biancazzurri che hanno soltanto 2 lunghezze di vantaggio sul Pontedera. Vorrei iniziare subito, che dici Francesco? Ho detto vedi un po', infatti beh, si sapeva forse la classifica, non è sì, una sì, no, no, ma è meglio, per adesso è meglio guardare dietro, visti i campioncini che vanno in campo, ma ne parliamo fra poco. Luca, ecco, tu sei quasi sempre a Milano, segui il Pescara anche per motivi affettivi, però da giornalista cosa ti senti di dire dopo questo iter sempre più negativo, il cambio in panchina non ha sortito l'esito sperato, non perché le responsabilità siano di Bucaro, però molte volte si spera in una scossa che non c'è stata. Peggio di quello che mi aspettavo alla vigilia del campionato, soprattutto strada facendo. Io in questa squadra non ho mai creduto sinceramente, perché nel momento in cui è stata costruita in estate, dal mio punto di vista è stata sbagliata la scelta degli attaccanti, perché Vergani è un calciatore che non è mai esploso, Tommasini era reduce da una stagione a Taranto di certo non esaltante, tant'è vero che poi Cuppone, che attaccante non è, si è dovuto adattare in quella posizione. Tanti giovani, troppi giovani tutti insieme, e di calciatori esperti pochi e senza personalità e senza carattere. Era una squadra con tante scommesse, le scommesse ti possono andare bene e ti possono andare male. Certo, Perugia alla seconda giornata e la vittoria contro la SPAL forse sono stati i momenti più alti, e quell'inizio di campionato aveva magari anche fatto pensare a qualcosa di interessante, ma strada facendo sono emersi tutti i limiti di una squadra che caratterialmente, Enrico,
Non deve venire Bucaro a 10 giornate, 9 giornate alla fine del campionato per dire che è una squadra senza carattere, che è una squadra priva di carattere e personalità, lo si sapeva dall'inizio. Allora, tu sei venuto ospite in questa trasmissione il 6 settembre, sì, dopo la vittoria sulla Juventus, quindi proprio dopo la prima giornata, sì, di campionato, e criticasti molto la campagna acquisti del Pescara. Alla lunga i fatti ti hanno dato ragione, purtroppo. Purtroppo, infatti io speravo di sbagliarmi, speravo con tutto il cuore da tifoso del Pescara, oltre che da giornalista, di sbagliarmi, ma era tutto un insieme di scommesse, troppe, anche i calciatori acquistati, presi dalla Serie D, va bene, perché comunque ci sta che il Pescara possa prendere un giocatore dalla D, due giocatori dalla D, lo fa il Frosinone con Angelozzi e poi prende Gatti, lo fanno anche altri club, lo deve fare anche il Pescara, e ci sta, però non puoi fare una squadra così giovane. L'unica cosa positiva che c'è all'interno di questa stagione è che è una squadra futuribile, quindi magari per il prossimo anno potrebbe uscirci qualcosa di interessante, potrebbe. Poi però quindi le nascono qualità, lì i problemi. Ma nasce tutto lì, Enrico. Nasce, Totò, nasce, sei d'accordo o no? Relativamente, cioè io penso che il problema vero è stata la gestione di questa squadra, che fosse la squadra giovane lo sapevo dall'inizio, però è stata gestita malissimo, dico proprio una cosa orrenda, direi, perché cioè, la squadra che praticamente non ha, siamo arrivati dopo 6 mesi, non sappiamo ancora qual è la formazione base di questa squadra. Cioè, è la prima volta che capita da quando faccio il giornalista, voglio dire, che sia, magari allora era un calcio un po' diverso, ma non tanto. Il problema vero è sulla gestione, quindi ovviamente al di là di quelle che possono essere, io non ho ancora capito quali sono i giocatori bravi e quelli meno bravi, quello che non ha una persona. Però sono due discorsi diversi, perché lui dice la campagna acquisti non è stata fatta ad hoc. Tu dici invece la gestione di questa squadra è stata anche un po' carente, anzi più che carente. Ci sono stati momenti in cui questa squadra giocava veramente bene, sono stati momenti degli sprazzi, per cui non è che insomma chi va in campo è scarso, lo vedevi quello che era, cioè che erano giovani senz'altro. Ma anche... sì, però voglio dire, se tu sei arrivato a 6 mesi al campionato che non ancora sai qual è la squadra base, quindi a centrocampo sono cambiati 6 giocatori, è tutta una ruota, è tutta una campagna. Di che stiamo a parlare? Poi che siano dei limiti, che Cuppone ha dato molto più di quello che poteva dare, quindi tutto sommato... Può darsi che però le due... riflessioni vadano a braccetto. Sì, solo che io ho un giudizio su quello che può essere la qualità di questi giocatori, onestamente non riesco a darlo, perché se tu non giochi, se la squadra ha questi alti e bassi, ha momenti esaltanti e dopodiché spariscono, come dice il nuovo allenatore, non hanno personalità, non c'è carattere. Ma sono tutte cose che si dicono in momenti. Sì, però la devi costruire la squadra, sì, di carattere. Però se tu non perché tu puoi fare, tu puoi mettere anche 7 giovani, ma quei 4 senior non li puoi sbagliare. Non ci credo a sta no, cosa. No, invece è così, Totò. Quando, ma non è vero, secondo me, non puoi sbagliare la scelta in un gruppo così giovane. Ma il problema è che non c'è stata la squadra. Scusa se insisto. No, la squadra non c'è stata ed è stata anche mal allenata da Zeman. No, sono d'accordo con te. Soprattutto la scelta. Sono d'accordo con te. D'accordo con te. Partita per partita, tra l'altro con i 5 cambi che lui non ha mai fatto, ha sospirato ancora di più la situazione, cioè voglio dire, questa è la squadra che tu non sai ancora quello che può essere, quello che può. Io una cosa, per me è stato un campionato allucinante quello che ho visto finora, di cui se andiamo a riparlare il mercato. Sentiamo Francesco, la tua idea è più vicina a quella di Luca o di Totò, anche se sono idee entrambe valide, ci mancherebbe. Hanno toccato tutti i punti, io mi permetto di aggiungere che forse è una questione oltre che mentale, ma ci si attacca sempre al discorso della mentale, il carattere, il giovane, il non giovane, ma fino a 2 partite fa Di Pasquale, faccio un nome, stava giocando bene, molto bene, dopo quell'autorete sfortunata fece anche 2 gol e si diceva il giocatore si è ripreso. Come si fa a passare nello spazio di 1-2 settimane da prestazioni accettabili a prestazioni penose, inguardabili, a prestazioni che non hanno
un minimo di giustificazione, per esempio come quella di Brosco e di Pasquali in fase difensiva la partita di ieri, che poi la partita con la Torres, che poi a Sassari hanno giocato tutti male. Questo è un altro discorso. Evidentemente allora, prima le colpe tra virgolette erano di Zeman, perché come ricordava Totò, e in effetti è vero, cambi oggi, cambi domani, ma io mi sono permesso nel passato di dire, con la personalità che ha Zeman, perché poi se vogliamo togliere, poi non gli volete riconoscere nemmeno questo, se Zeman, che non ha mai ruotato tanto i giocatori, li sta ruotando perché evidentemente non è soddisfatto che una volta gioca Tizio e poi Caio e poi Sembrogna, nessuno dei tre dà le risposte che lui si augura. E oggi con un nuovo allenatore, che tutti quanti stanno dicendo nella prima partita ha modificato qualcosa, nella seconda la fase difensiva e tutto, quello che ugualmente dici tu, Francesco, è vero, allenatore, però se... che ha avallato tutte, esatto, le scelte, se Zeman in materia avvertiva di mercato, queste difficoltà, avrebbe chiesto qualcosa al mercato, da che mondo è mondo, ha sempre avallato le scelte di qualunque società e ha sempre dimostrato di saper lavorare molto con i giovani e magari con qualche giocatore esperto che lui conosceva. Nessuno è esente ma le colpe ce l'hanno tutti, ci mancherebbe altro, certo. Però Riccardo, secondo me questa è una squadra completamente sballata. No, perché la situazione è abbastanza seria, nel senso. No, ma in merito a quello che hanno detto i tuoi. Ma guarda, sposo un po' tutte e due le tesi, perché comunque sono tesi che vanno bene tutte e due. No, ma non per fare, ma perché è la verità. L'unica cosa che voglio dire a Luca è questa. Qualche giocatore di esperienza c'era, perché è vero, però all'inizio campionato Tommasini arrivava comunque un paio di esperienze. Io parlavo di esperienza e tuo attaccante per fare un campionato di esperienza, vuol dire che non sei un ragazzino. Aloy non è un ragazzino, Bosco non è un ragazzino, sì, Mora non ha mai fatto un minuto e non era un ragazzino, quindi comunque la squadra è stata fatta a questo punto, diciamo, male, ma non erano proprio tutti ragazzi, anche se ingannati dal fatto 4-5 più grandi. Aloy è un onesto centrocampista di categoria che ha vinto un campionato. Brosco in una fase calante, lo si sapeva. Della squadra, però non erano proprio di tutti ragazzi di alta classifica. Non c'era tutti qualcuno ragazzi che in realtà doveva prendere in mano il suo spogliatoio. È la terza squadra più giovane di tutta la Serie C, ma questo non giovani. Ma perdono, Riccardo, scusami. Ma la colpa non è dei giovani, attenzione. Non voglio interromperti, perdonami. Qual è il giocatore di personalità tosto caratterialmente che guida questo spogliatoio? Me ne dici uno? Perfetto, poi io ti rispondo. Sì. Non è una questione di età la personalità. Puoi avere personalità a 18 anni e puoi non avere personalità a 35. E non è il caso dei nostri giovani. Perfetto. Okay. Perché Aloy, ad esempio, è un ragazzo che ha personalità, sia nello spogliatoio che in campo. Ti ho detto uno. E molte volte è stato sostituito, molte volte non ha giocato, molte volte è stato messo in discussione da Zeman. Tutto ciò non giustifica che tu, ma io non sto giustificando. Dopo il primo tempo, attenzione, intanto, ma perché qualcuno pensava che il Pescara, al di là dell'imponderabile del calcio, andasse a Sassari e vinceva la partita? No, ma il discorso, perdonami. Il problema, io dico, come si fa a passare da un primo tempo dove, diciamo, accettabile, ad una ripresa dove non sono tornati in campo, e non è la prima volta, perché è una squadra mediocre, Francesco. Ma io una vita perché è una squadra mediocre, non tanto sotto l'aspetto questo tecnico, perché tutti sarebbe quanti ingeneroso. Mi hanno detto che io, per difendere Zeman, che poi Zeman non ha bisogno della mia difesa, ma per non dare tutte le colpe a Zeman, io più volte ho detto forse questa è una squadra sopravvalutata, certo. Forse io dicevo, certo. Ci metto il forse perché non lo so, no? A oggi. Allora, mi devo interrompere perché stanno arrivando delle notizie anche extra calcistiche che riguardano un tesserato della Pescara Calcio, l'attaccante Sasanelli, che non figura nella lista dei convocati per la partita di domani. Sasanelli aveva saltato la partita di Sassari con la motivazione di un'influenza. Anche oggi non è nella lista dei convocati ed è una notizia che stiamo approfondendo perché sembrerebbe abbastanza delicata. Ecco, pare che abbia dei problemi a livello giudiziario e quindi non vogliamo andare oltre perché vogliamo approfondire quanto sta accadendo intorno a questo giocatore che era all'Ecotel
e arrivano versioni che stiamo, ripeto, valutando. Per adesso il dato certo è che non è stato convocato. Beh, questo è il minimo, la mancata convocazione è il minimo, perché sono pare dei problemi abbastanza delicati. Quindi non voglio adesso creare panico, sono problemi giudiziari, quindi capirete bene di cosa sto parlando. Paolo, anche tu sai qualcosa in merito, stanno arrivando tante notizie. Qualcosa nelle ultimissime ore, negli ultimi minuti è trapelato, però diciamo che una notizia di pochissimi minuti fa. Il microfono però, Paolo, forse l'hai smarrito nella fretta di apprendere notizie, perché tu ovviamente rappresenti anche l'ANSA, il Corriere dello Sport, diverse testate giornalistiche. E ci sono dei problemi, insomma, per Stasanelli. Non possiamo... so se mi sentite adesso. Sì, sì. No, dicevo, sono notizie che stiamo apprendendo proprio in questi minuti. È chiaro che bisogna sapere qualcosa in più, però probabilmente, anzi sicuramente, sembra che qualcosa ci sia stato, e chiaramente nelle prossime ore si dovrebbe sapere qualcosa di più definito, però sembrerebbe che insomma ci sia stato un provvedimento, quindi stiamo cercando di capire e di avere anche delle conferme un po' più ufficiali da questo punto di vista. È ovvio che non arrivano conferme, ci auguriamo che il tutto sia soltanto una bolla di sapone, però da fonti istituzionali stanno arrivando delle conferme. Andiamo avanti, perché è inutile dire cose in più. Totò, tu ci insegni? No? Se non sai non puoi dire. Appunto. Allora, dove eravamo rimasti? Volevo dire qualcosa. Sì, pure. Ecco, insomma, visto che avevo ascoltato anche gli amici, che chiaramente questo è il momento forse più delicato, più basso, più brutto a livello diciamo tecnico per quanto riguarda il Pescara negli ultimi anni. Io non lo ricorda nessuno, perché è oggettivo un momento così delicato a livello di classifica in Serie C, e credo che insomma si debba prendere atto di una situazione che probabilmente alla vigilia di questa stagione in pochi potevano immaginare. Prima si parlava della squadra, la squadra giovane, le scommesse, chiaramente le scommesse si vincono e si perdono. Però questa è stata, sì, ecco, e lì volevo arrivare. Bravo. Proprio a questo, circoscrivendo la situazione proprio soprattutto all'aspetto all'aspetto calcistico. Io direi che anche la squadra dovrebbe iniziare, perché qua parliamo di ragazzi, i giovani, però ci sono ragazzi che a 16-17 anni giocano titolari in Serie A. Io, se tu ricordi, Enrico, qualche settimana fa, ospite in questa trasmissione, avevo puntato proprio sul fatto che questa squadra mancava di carattere. Bucaro dice: il carattere non si può allenare. Benissimo. Però se la possiamo sentire questa fase dell'intervista e poi la commentiamo insieme. Bucaro. Prestazioni che non sono tollerabili, onestamente, mister. No, sicuramente perdere le ultime tre trasferte e prendere 4 gol, sinceramente, non è ammissibile per chi indossa anche questa maglia. Il problema è che nel momento in cui andiamo un po' in difficoltà e andiamo sotto, la squadra si arrende. Questo purtroppo è un problema che si è verificato, ma neanche nelle altre trasferte che abbiamo fatto, quindi così non può andare. C'è da fare un esame di coscienza anche da parte dei giocatori, perché comunque le qualità ci sono, però arrendersi per 3 volte di fila nelle ultime 3 trasferte non è giocatori del Pescara. Ecco, ma qual è il problema secondo Bucaro? Non lo so, perché diciamo, prima per l'opinione pubblica il problema erano le scelte in mezzo al campo. Evidentemente non erano le scelte in mezzo al campo, c'è qualcos'altro che bisogna andare al più presto a capire. Sicuramente è una squadra che a livello caratteriale è fragile. C'è da essere preoccupati anche per la classifica, perché dietro le squadre si stanno avvicinando al Pescara. Ma c'è da essere preoccupati, è normale che se scendiamo in campo una partita bene, 4 così, cioè è normale che c'è da essere preoccupati, perché se una squadra non ha reazione, perché poi contro la Torres che si è fatto tutti questi punti, se è secondo in classifica un motivo c'è, però se siamo in vantaggio anche abbastanza
agevolmente, nel momento in cui poi andiamo sotto dopo 3 minuti del secondo tempo ci sciogliamo in questa maniera, evidentemente qualcosina che non va c'è. Per chiudere, non sono queste le prestazioni che possono servire per riportare un po' di serenità nell'ambiente? Ma non sono queste, perdere con la Torres si può perdere come si può perdere con tutte le squadre, ma in questo modo non è, perché tu puoi perdere anche 4-1, ma magari hai creato, hai cercato di combattere palla su palla, ma così arrendevoli non va bene. Allora, abbiamo sentito Bucaro, quindi lui è stato abbastanza severo nei confronti della squadra, no? Va bene, capisco il mister, ma che fa? Ma questi 20 giocatori, 22, nessuno c'ha, qui mi aggancio a quello che diceva lui, nessuno ha il carattere per svegliare, che ne so, per fare qualsiasi. Qua abbiamo 22, 24 giocatori, Francesco, tutti e 20. Alla 30ª giornata. Sì, siamo appunto, alla 30ª giornata di campionato. Sempre. Sono tutti scarsi come giocatori. Vabbè, le dichiarazioni di Buca non sembra che sia arrivato oggi a Pescara. Quello era il secondo di Zeman, conosce esatto, perfettamente tutta la situazione. Adesso dice i ragazzi. Adesso dice non, perché è lui il responsabile, l'allenatore. Prima non parlava. Però se ogni volta che parlo come di lui sopra sembrerebbe semplicistico, però attribuire questa crisi non interrompo di tutto più il campionato solo a un aspetto caratteriale, appunto. Ma guarda, io sono scarsi, cercate di ricordare un po' come è iniziato questo campionato a Perugia, che era la quarta, la quinta giornata, seconda. La seconda è stato il miglior Pescara, gran partita, sì. Benissimo, allora bellissima. Che è successo rispetto a quello? Che è successo? È successo dopo che questa guarda è sparita. Cioè, è inutile che diciamo, se la squadra vince è un grandissimo allenatore, se perde è una cozzaglia di poveretti, ma non è così. Il calcio non è così, cioè noi abbiamo visto durante il campionato questa squadra cambiare faccia e pelle da un mese all'altro, perché evidentemente se tu dimmi, qualcuno di noi è capace di dire qual è la formazione base di Pescara. Non lo sa nessuno, ma non c'è una formazione base. Ma è stata la scelta nostra. Scusate, ma che ci vogliamo inventare sul calcio? Ho capito tutto, ma solo perché non c'è la formazione base, solo perché Zeman e quindi qui sono andati in confusione e adesso ancora ma non si riprendono. Ma vediamo, si riprenderanno per i playoff. Francesco, che se continua così non arriviamo manco ai playoff. Francesco, del resto la squadra ha finito al quarto posto. Stava a 14 punti il giro d'andata, 14 punti da Cesena, oggi a 30. Quindi oggi la malattia è cominciata a paventarsi, però, a farsi vedere. Una squadra, cioè, andiamoci a rileggere i giornali, le televisioni, una squadra sulla quale tutti quanti credevano che potesse esplodere, perché la squadra è giovane, c'è Zeman e tutto il resto, invece non c'è stato. E poi tutto questo, cioè, non questo si... lavoro sulla squadra non c'è stato. Vogliamo, noi che ci giriamo intorno, cioè la squadra si ritrova in questo momento che non ha personalità, non ha niente, ma certo che non ha personalità, non è una squadra, scusatemi. Bucaro fa questo perché ovviamente cerca di toccare un po' le corde dei giocatori, oppure sì, perché anche lui si è stancato di questo atteggiamento, domani potrebbe cambiare addirittura 5° della squadra. Ma anche lui, quello che quando ha detto, dice avete parlato finora dei problemi a centrocampo che si cambiava sempre, invece il problema principale è che questa squadra appena subisce gol non reagisce. Ma però quante volte non è stato così, ha reagito tanto, voglio dire, non è, se, voglio dire, noi siamo, te ripeto, sono passati 6 mesi e mezzo. Nessuno di noi può dire qual è la squadra base del Pescara, non esiste. L'unica squadra nei vari campionati, dalla C alla Serie A, lo sappiamo tutti più o meno. E comunque, vista questa difficoltà, la scelta di affidare la squadra da Zeman a Bucaro, tu come l'hai valutata, Luca? Forse è l'unica scelta che ho avallato, che mi sento di avallare, perché tanto alla fine la stagione è abbastanza compromessa, salvo clamorosi colpi di scena, per chi ci crede.
E comunque ti dà la possibilità di avere le mani libere in vista della prossima stagione, e per un'eventuale cessione societaria, oppure se dovesse restare questo asset societario con Daniele Sebastiani alla presidenza e Daniele Delicarri, a quel punto Delicarri ha le mani libere per andare a prendere l'allenatore. Ci sono alcuni profili che piacciono al Pescara, perché Delicarri comunque si sta già muovendo, c'è l'allenatore del Rimini che comunque è un profilo interessante, che piace, c'è l'allenatore della Provercelli, Dossena, però ripeto, sono tutti discorsi così, si fanno delle valutazioni. È chiaro che sarà un profilo giovane se dovesse restare questa società il prossimo allenatore del Pescara, però ci stava dare continuità con Bucaro, anche perché le altre soluzioni non è che erano entusiasmanti. E se la squadra non reagisce nemmeno con Bucaro? Ma comunque, cioè, non conviene avere altre soluzioni o no? Ma quest'anno, Enrico, io penso che, ripeto, cioè, parliamoci chiaro, tanto non possiamo però rassegnarci d'ora e andiamo in vacanza. Un traguardo è stato raggiunto. Con questo punteggio il Pescara è salvo. Vabbè, questa è una provocazione. È ovvio che è una provocazione, sperando che 22 campioncini, no, magari uno va a puntellare uno, stuzzichi quell'altro si incazza, quell'altro si risente, e magari sul piano, come devo dire, emotivo e dell'impegno, e vediamo una squadra diversa. Perché nelle ultime partite, non solo a Sassari, una squadra che prende il primo schiaffo, finito. Posso dire una cosa? Anche due. Pescara ha finito il girone d'andata al quarto posto, nel girone di ritorno in questo momento è dodicesimo, cioè fuori dai playoff. Esatto. Sì. Okay? Quindi evidentemente non c'è la squadra. Di che stiamo a parlare? Prima c'era la Zena, poi è arrivato questo. Io ho i dubbi, è da troppo tempo che ce l'ho. Perché la gioca. Si è sfaldata. Vabbè, ma allora, le colpe ovviamente la guida tecnica le ha, e io l'ho detto anche in tempi non sospetto, a differenza di proprio, non se piove la colpa è di Zeman, se c'è il sole la colpa è di Zeman. E quindi io la penso però diversamente. Ma si era intravisto già anche nel girone di andata e soprattutto in pieno inverno nel girone di ritorno che questa squadra non ha né capo né coda, colpa di chi la guida, ma colpa anche dei singoli giocatori che evidentemente, ma comunque non è un problema. Io mi auguro che fra 4-5 anni stiamo ancora qua e vediamo quanti di questi campioncini fenomeni che noi diciamo, ho concluso, scusami Paolo, avranno fatto la carriera che tu si vede, come quelli che ci stavano l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, perché poi mi viene da pensare, e non faccio nomi, di quello che sulla fa delle Monache, che qui da noi sembrava un'ira di Dio. Dove sta delle Monache? Mi hanno detto che sta alla Sampdoria e fa la riserva. A gennaio è andato al Vicenza. Esatto, e che ha fatto? Che sta facendo? Un po' di panchina. Appunto, allora ci sarà un motivo. L'anno scorso noi parlavamo, e io sono d'accordo con Totò, quello che vedevamo noi qua sembrava un fenomeno. Il Merola del girone di ritorno sembrava un fenomeno, però nessuno lo allora, però scusa. Sì, dicevi. No, io volevo, a proposito di questo, perché adesso noi facciamo sempre i paragoni con la squadra dell'anno scorso, però no, a proposito era nettamente superiore. No, però a proposito di Zeman, l'ormai ex tecnico del Pescara, più volte alle nostre domande aveva sempre detto che questa squadra per valori tecnici era superiore a quella dell'anno scorso. Però i fatti dicono l'esatto contrario. Può darsi pure che Zeman ci vedeva delle cose che noi non, Zeman come qualunque altro allenatore, non arriviamo a vedere, a capire. Però oltre l'aspetto tecnico c'è anche, mo devo rifare il solito paragone, per fare la Macedonia ci vogliono 7-8 tipi di frutta e li devi mettere bene insieme, anche con lo zucchero e con qualche altro. Basta che si mangia, se tu, basta che si mangia tu. No, è bravo, esatto. Però se tu devi mettere però 20 cose. Metti sì, sono d'accordo, esatto. Il problema è là. Evidentemente ci 20. Non allora, dobbiamo un po' accelerare per andare in pubblicità. Prima di andare in pubblicità, perché ci dobbiamo informare bene su questa notizia che riguarda l'attaccante del Pescara Sasanelli, che ha dei problemi extracalcistici. Adesso vediamo di approfondire. Prima di andare in pubblicità, però, ricordiamo che stasera la figura di un tifoso del Pescara che ci ha lasciato. Si tratta di Donato Di Vincenzo, di 62 anni, molto legato ovviamente ai colori della propria squadra.
ovviamente le condoglianze vanno alla sorella Rachele, al cognato Maurizio, ai nipoti Chiara, Francesco, Margot, Iris e i cugini e parenti tutti. E poi dobbiamo anche mandare un in bocca al lupo al tifoso che è stato così coinvolto a Sassari in un incidente allo stadio, Francesco, che eccolo qui, è caduto dalla curva sud, è caduto dagli spalti dello stadio Sanna di Sassari, ha riportato le fratture a due costole, ha subito una commozione cerebrale, le sue condizioni stanno migliorando, è ancora in Sardegna, quindi facciamo gli auguri a Francesco, oltre a ricordare il tifoso che ci ha lasciato. Linea alla regia, torneremo tra qualche istante. GSA, servizi per l'edilizia, impiantistica civile ed industriale, progettazione e costruzione, fotovoltaico. Siamo sempre aggiornati sui nuovi prodotti e sulle migliori tecniche costruttive. Un insieme di professionisti in grado di seguire ogni fase del progetto, realizzando tutte le tipologie di lavoro. GSA. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene! Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ora 21:36 minuti, dunque torniamo in diretta. Avevamo accennato nel precedente intervento di alcuni problemi che riguardano un tesserato della Pescara Calcio. Ora abbiamo avuto purtroppo conferma: l'attaccante Luca Sasanelli è stato arrestato per violenza privata. Il giovane attaccante, classe 2004, e agli arresti domiciliari. Non sappiamo molto di più perché è una notizia che è trapelata soltanto negli ultimi minuti, di conseguenza arriva come un fulmine a ciel sereno. Non era stato convocato per la partita di Sassari, non era nell'elenco dei convocati per la partita di domani, e in serata ovviamente abbiamo chiesto conferma ovviamente alle varie istituzioni, e ci arriva purtroppo la conferma di questa nuova tegola, l'arresto di Luca Sasanelli per violenza privata. Certo, non è un'annata fortunatissima, Totò. Non ci stiamo facendo mancare nulla, questo è proprio veramente del tutto, tutto in attesa e sorprendente, voglio dire. La stagione, però il problema serio è lui, voglio dire, quindi insomma è una cosa delicata. Ecco, la notizia è stata confermata anche da Bari. Il giocatore Andrea arrivava dall'Andria, no? Ricordiamo. Sì, lui è di Bari, aveva giocato poi nelle giovanili del Sassuolo, si era riavvicinato a casa giocando in Serie D con la Fidelis Andria, e dopo una trattativa anche più lunga del previsto era stato strappato proprio dalla Fidelis Andria negli ultimi giorni di mercato. Il presidente non se ne voleva privare perché era un giocatore importante, peraltro un under. Poi è arrivato a Pescara, ha trovato poco spazio finora, e poi siamo arrivati ai giorni nostri, insomma. Ecco, allora ripetiamo la notizia: è stato arrestato l'attaccante Luca Sasanelli, arresti domiciliari, è stato prelevato all'Ecco Hotel, e il ritiro della squadra, però gli arresti domiciliari per violenza privata. Luca, chiedo un po' a tutti voi. Quando piove poi grandine, eh? Certo. Il vecchio proverbio. È una cosa delicata, una cosa... soprattutto per questo ragazzo, per la sua carriera da calciatore, certo. Ma intanto per l'uomo, no? Sì, una cosa delicata, è un argomento da trattare anche con cautela, perché certo, sono cose comunque particolari e anche complicate. Rientra nell'ottica di una stagione veramente difficile sotto tanti punti di vista. Paolo, hai notizie ulteriori? Beh no, quello che dicevi tu, Enrico, chiaramente è una cosa che si è appresa proprio in questi minuti. L'augurio è che ragazzo possa chiarire, che questa certo. storia chiaramente possa immediatamente rientrare, anche perché parliamo di un ragazzo di 19 anni, molto molto giovane, che tra l'altro si è approssimato quest'anno a Pescara a gennaio, arrivando dalla Serie D con grandi aspettative, come lo scorso anno è stato uno dei migliori giocatori della quarta serie, quindi per lui questa stagione è importante anche da un punto di vista proprio della carriera, quindi l'augurio è che possa chiarire questa situazione. È difficile, come diceva Luca, in questi casi anche dire qualcosa, l'augurio che si possa chiarire anche per il bene del ragazzo. Ci anche perché c'è un reato abbastanza delicato, che è quello della violenza privata. Adesso non vogliamo entrare nel dettaglio perché è giusto che il ragazzo possa difendersi nelle sedi opportune, non è giusto dare spazio a voci tendenziose, quindi restiamo solo sulla notizia, purtroppo su questa amara notizia che coinvolge non tanto un tesserato del Pescara, ma un ragazzo che deve compiere ancora 20 anni, che ha una carriera calcistica davanti, e quindi speriamo che possa uscirne. Ecco, diciamo questo, Riccardo, Francesco, non so se volete aggiungere altro, perché qui è sempre difficile dire un qualcosa quando si prendono queste notizie. Non c'è nulla da aggiungere, una notizia triste per il ragazzo e triste per i compagni, per la squadra del Pescara. È una notizia che addolora tutti, perché chiaramente non sappiamo cosa è successo, però sicuramente un ragazzo giovane, non lo so, mi auguro, come ha detto Luca, che possa chiarire al più presto, un po' perché è un ragazzo giovane, sai, quando sei giovane magari hai fatto una stupidaggine,
però speriamo veramente che sia una cosa lieve, ecco. Ecco, continuano ad arrivare tante notizie, però quando non abbiamo la conferma di quanto sta circolando, non dobbiamo fare nemmeno pettegolezzi, perché dall'altra parte giusto, c'è certo, sempre certo. Il rispetto per una persona che si è sbagliato pagherà, ricordiamo agli arresti domiciliari per violenza privata, restiamo fermi qui e gli auguriamo ovviamente di uscirne se ovviamente la sua è stata buona fede, non lo so, adesso non so di cosa si tratti in particolar modo, e quindi toccherà alla magistratura poi verificare il caso. Andrea, abbiamo notizie invece sui posticipi, certo sì, questa notizia ha scosso anche la nostra scaletta. Ma sì, perché nel frattempo siamo all'intervallo a San Siro, l'Inter avanti 2-0 sul Genoa grazie alle reti di Aslani e di Alexis Sanchez sul calcio di rigore, mentre si gioca da pochi minuti il secondo tempo nel derby del girone C di Serie C, 0-0 tra Juve Stabia e Casertana. Sì, anche il posticipo di Serie C è abbastanza interessante per quanto sì. riguarda la testa della classifica. Allora, come si andrà avanti con Bucaro, con formazioni che dovranno dare la garanzia maggiore, no, al tecnico? Perché anche sì. lui, se dovesse, non ce l'auguriamo, subire un'altra pesante sconfitta, non credo che le cose finiscano lì, o no, Riccardo? Guarda, io voglio dire questo, la squadra non andava bene, giocavamo con 4-3-3, è vero che Bucaro giocava sempre con 4-3-3 leggermente diverso, però alla fine credo che, visto che la nostra grandissima, il nostro grandissimo problema è il centrocampo, e lo vediamo in ogni partita, non vinciamo un contrasto, siamo sempre in un finalità numerica, forse magari prendere un allenatore, come avevo detto l'altra volta, con un modulo diverso, che magari un po' più consistente a centrocampo, probabilmente non ci ritroviamo mai nelle situazioni che noi veniamo regolarmente saltati, soprattutto al centrocampo, al di là che ha perfettamente ragione Dottor quando dice che su 6 giocatori li ha cambiati a ruota, li ha messi tutti, ha fatto un po' un fil rouge, ma alla fine tuttora i 3 titolari non sappiamo chi sono. Forse se ne metti 4 a centrocampo e forse la smetti con questo 4-3-3, che è un modulo oggi che usa pochissime squadre, forse veramente è un modulo che non si usa quasi più, perché Luca, Riccardo, aiutami, guarda, ma a centrocampo... E più che non usare il 4-3-3, il calcio di oggi, il calcio moderno prevede la fase difensiva e la fase offensiva. Perfetto. Una sola fase non basta più, cioè questo in tutte le categorie, e il Pescara ha una sola fase, quella offensiva. Anche lì, perché il 4-3-3 che diventa un 4-5-1, ma se Merola non rientra, e non rientra. Adesso non cominciamo no, a fare. No, ma perché questo vale per tutti. Non vogliamo fare per tutti, ma stiamo parlando del fatto del perché a centrocampo, che è il futuro del gioco, tu non prendi una palla. Cioè se attacchi tu, ma nel momento Riccardo, in cui... ma non è un problema di reparto, è un problema di squadra. Non è un problema sì. di reparto, è un problema di squadra. Perfetto. Perché si è detto che negli ultimi giorni questa squadra con il suo allenatore stava curando la fase difensiva, e prendi 4 gol a Pesaro e prendi 4 perfetto. Gol perfetto, cambia a modulo. Ma come fai a cambiare modulo come non dopo fai? Un anno e cambio mezzo? Modulo. Dopo un anno e mezzo cambi modulo. Cambio modulo perché se col 4-3-3 prendo 4 gol a partita. Se devi cambiare modulo devi cambiare allenatore. Certo, io ti ho detto. Per 6 mesi, per no. Manco, te l'ho detto. Totò, tu te resti ancora a Bucaro. Siamo a marzo, eh? Se non scusate. Fai per l'off. Totò, te resti ancora a Bucaro? Ah, io sì. Perché andresti avanti fino alla fine con Bucaro? Secondo me sì, anche perché tra l'altro l'abbiamo già detto anche la passata settimana, Bucaro nella sua carriera ha utilizzato diversi moduli, vuol dire, nel senso che non era uno integralista del 4-3-3, insomma... Avellino vince. Quindi li consiglieresti anche di fare qualche accorgimento, no, oltre a quelli già visti? Sicuramente, cioè, l'uscita che ha fatto è pesante, soprattutto per strigliare la squadra, perché per far capire che non è che chiaramente che vuole cambiare qualcosa, sicuramente, soprattutto la cosa da cambiare, io lo ripeto, è quella di dare continuità alla squadra, di trovare una squadra. Che io vuol dire, forse non ci siamo dimenticati, abbiamo visto Tunio e sui giornali, televisione, dovunque sembrava, ma questo che ci fa in questa categoria? Sparito.
Abbiamo visto da casa, ragazzo, qualità infinita. Sì, sono d'accordo. Cioè, abbiamo, cioè, di tutti i centrocampisti. Milani, Teo Hernandez. No, ma soprattutto quasi. I centrocampisti, cioè uno meglio dell'altro, dopodiché all'insieme non fanno squadra. Ma evidentemente. Scusate, ma il secondo tempo è una questione, io non voglio dire il contrario di Riccardo, ci mancherebbe. Ma il secondo tempo di Sassari, e fermiamoci a queste di Bucaro, perché Zeman ormai non c'è più, quindi questo è un altro momento. Ma, vabbè, benissimo, vabbè, ma il secondo tempo dietro. Di Sassari è una questione di centrocampo o una questione, come diceva Paolo Renzetti, di squadra, dell'insieme? Ma io sto dicendo 11 quello. Giocatori che vanno, anzi no, 10, perché Prizzari sta tra i pari, 10 che vanno quello. Come le pecore, ognuno per conto suo, quando vanno a brucare l'erba. Questi non sanno manco che significa brucare l'erba, ma passo alle offese a livello di italiano. Dico, sì, il secondo tempo l'abbiamo visto, ma se la rivedono la loro partita, un esame di coscienza se la fanno, non mi è sembrato che fosse solo una questione di tattica, di tecnica, del dribbling tentato, riuscito, del gol mangiato, del gol. Sono altri. Sempre gli aspetti. Non ci capiremo mai. Problema è come è stata gestita questa squadra, che non è una squadra, lo ripeto. Non è una squadra, inutile che tu ci giri intorno, non è una squadra, non ha qualità, la garanzia per giocare da squadra un intero campionato. Poi può vincere, puoi perdere, però non è squadra, perché non c'è stata questa filosofia di costruire una squadra. Cioè, giriamo tutte le categorie e vediamo che a questo punto della stagione tutte le squadre, chi lotta per la recessione, chi lotta per vincere il campionato. In qualsiasi categoria, poi. Qualsiasi categoria ha una sua identità di squadra. Questa non ce l'ha, ce l'ha fatta vedere a sprazzi. Sono d'accordo con te, ma da qui a vedere prestazioni come quelle di Sassari, per non tornare alle ultime, d'altronde nelle ultime 4 partite, 3 volte, hai preso in 3 partite, hai preso 12 gol, quindi non è solo. Ma anche questo. Riccardo lo dice da tanto tempo che arriviamo sempre, ma comunque di Riccardo lo si vedeva sempre sulle seconde palle, mai sui contrasti 9 volte su 10 li perdiamo in ritardo su qualunque azione, anche una squadra leggera, certo. Forse anche per quello, esatto, è un po' detto che Aloy è l'unico che vince qualche contrasto. Ma tolto Aloy, e quando non giocava Aloy eravamo sovrastati a livello atletico, fisico, cioè non vinciamo un contrasto. Qua continuiamo a andare, perché se è vero che Bucaro sta riflettendo, così come ho sentito dire, far giocare ancora da Gasso o Squizzato, ma tu questi giocano da sempre, gioca Squizzato e Squizzato inizio campionato, però, mi sembra di rivedere, come si chiama, io purtroppo non c'ho memoria ormai, non ce l'ho più, come si chiamava il centrale di centrocampo l'anno scorso che sembrava il nuovo Pirlo, il nuovo gol, come si chiama? Palmiero. Pompetti. No, Palmiero. Palmiero, bravo, Palmiero. L'anno scorso si scappa Palmiero, è un ire di Dio, dopo in campo te lo perdevi, che fine ha fatto Palmiero, dove sta? Però fammi dire una cosa, poi non è che voglio passare. Puoi dirla dopo la pubblicità? Prego. Oppure perché stanno arrivando altre notizie questa sera, mi scuso se interrompo un po' i discorsi. Che problemi ci stanno? Queste vicende sono abbastanza delicate, dicevamo che è stata confermata la notizia. L'attaccante Luca Sasanelli del Pescara, classe 2004, è stato arrestato per violenza privata, dovrebbe essere, usiamo sempre il condizionale agli arresti domiciliari. Poi ci sono altre notizie che riguardano la partita di domenica con la Carrarese, potrebbe essere spostata a lunedì causa elezioni, sapete che domenica si vota per la regione Abruzzo, quindi potrebbe esserci questo slittamento al giorno successivo, probabilmente per motivi logistici. E quindi rinviano tutte le partite che si giocano domenica in Abruzzo? Questo non lo so. È una domanda, già sta prendendo fuoco il telefonino, se ti ci metti anche tu hai ragione, una riflessione giusta. Beh, non ho capito che si vota pure all'Aquila, a Pescara c'è Pescara Carrarese, potrebbe essere, e poi a Cesena la trasferta in programma fine aprile, 30 marzo chiedo scusa, potrebbe essere vietata ai tifosi del Pescara. Andiamo avanti. No. Andiamo in pubblicità, poi ancora. A tra poco. CSA. Servizi per l'edilizia.
impiantistica civile ed industriale, progettazione e costruzione, fotovoltaico. Siamo sempre aggiornati sui nuovi prodotti e sulle migliori tecniche costruttive. Un insieme di professionisti in grado di seguire ogni fase del progetto, realizzando tutte le tipologie di lavoro. CSA. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene! Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Scopri il cuore della tradizione pescarese alla Pizzeria Ciferni. Da oltre 60 anni le nostre pizzette incarnano la passione per la qualità e il sapore autentico. Anche a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. Seguici sui social o visita pizzeriaciferni.it per connetterti con noi. Pizzeria Ciferni, dove ogni pizzetta è una promessa mantenuta. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21 e 56 minuti, dunque una puntata un po' diversa perché stanno arrivando tante notizie, poco piacevole ovviamente quella dell'attaccante Luca Sasanelli, per chi si fosse messo in ascolto soltanto da poco, una brutta notizia perché è stato arrestato per violenza privata, l'attaccante del Pescara che non figurava nemmeno nella lista dei convocati. In serata è giunta questa notizia, un fulmine a ciel sereno, vedremo gli sviluppi. Poi ci sono le notizie riguardanti la partita di domenica con la Carrarese,
che potrebbe essere posticipata lunedì in quanto in concomitanza con le elezioni regionali, e poi per la trasferta di Cesena potrebbe essere vietata ai tifosi del Pescara. Tifosi che invece domani andranno a Recanati, sono circa 250. Andrea, che notizie abbiamo su questa partita? Tifosi, formazione, arbitro? Sì, per quanto riguarda il direttore di guara sarà Peletti della sezione di Crema, è un primo anno in Serie C, fino allo scorso anno diretto in Serie D, chiaramente non ha direzioni con il Pescara. Pescara, oltre che Sasanelli, mancherà Vergani, per il resto sono probabili degli avvicendamenti da parte del tecnico Bucaro, ad esempio Pellacani dovrebbe giocare al posto di Brosco, ci sarà il rientro di Tugnov, davanti si dovrebbe andare comunque verso la conferma del trio Merola, Cuppone, Cangiano. Sul fronte della Recanatese mancheranno Gomez, Manè e De Garebba, anche qui si potrebbe andare verso la conferma del 3-4-2-1 con cui la Recanatese ha giocato le ultime due partite, facendo bene, vincendo con la Vispesaro, perdendo di misura ma immeritatamente contro il Perugia. Potrebbe anche rientrare dal primo minuto Sbaffo, che è in ballottaggio con Ferretti. Ci sono chiaramente degli ex in questa partita, in particolare Longobardi e Melchiorri. Fischio d'inizio alle ore 20:45. A te. Allora, tocchiamo un altro argomento, perché qualcuno sostiene che la squadra è disturbata da questo clima pesante che c'è intorno per le contestazioni alla dirigenza. Non so che ne pensate voi, ma non può rappresentare un alibi assolutamente, no? Perché la squadra va in campo, è protetta, cioè pensa ai 90 minuti, quindi non vorrei che ci fosse questo tipo di riflessione da parte di qualche giocatore che dice: ma tanto c'è tanta contestazione, noi subiamo un po' le conseguenze. Pensate che sia così o no, Luca? Sì, per me è un alibi. Per me è un alibi, uno dei tanti che ci sono stati all'interno di questa stagione. Prima parlavate anche di Zeman, di alcune dichiarazioni. Per me sono stati troppi gli alibi concessi a questa squadra. Non è stata analizzata sempre bene la realtà. È una squadra che ha le sue responsabilità e se le deve prendere, Enrico. Io non credo al fatto che possa essere destabilizzata perché fuori viene contestata la presidenza, la dirigenza, non c'entra niente. Anche perché i tifosi, non hanno mai abbandonato la squadra. No, al di là di qualche fischio, anche dopo troppo pazienti una sconfitta, ma fuori casa vanno e sostengono la squadra. In casa, ultima partita, perché c'è stato il primo tempo che non sono entrati i tifosi della Curva Nord, ma poi nel secondo tempo Sassari, 90 minuti di incoraggiamento, appunto, hanno sostenuto la squadra. Contestazioni negli allenamenti non ci sono stati, quindi non è che è una fesseria enorme pensare che ci possa essere un giocatore che si sente un po' stralunato, e vuol dire che non può fare il giocatore, fa una bella domanda e fa l'usciera al catasto a Orgosolo, Riccardo, e poi Totò, Riccardo, invece di fare il giocatore. È vero quello che dice, i tifosi hanno sempre appoggiato la squadra. Noi purtroppo molte volte ci concentriamo molto sul presidente, sulle contestazioni, sull'allenatore, ma in realtà in campo vanno i giocatori, che noi stessi, forse l'ultima volta io, l'abbiamo un po' tutelati, e non abbiamo mai parlato male della squadra. Sono forse le ultime due settimane che stiamo puntando un po' il dito su quelle che in realtà potrebbero essere i veri responsabili di tutto questo. È vero che sono giovani, ma ribadisco, l'Ajax, quella famosa, aveva un'età inferiore a quella del Pescara ed è arrivata in semifinale di Champions League. Quindi anche questa questione dell'età, è vero o non è vero? Però ormai quello i giocatori... L'età è un alibi. Perché ormai i giocatori non sono più i sedicenni, no, della mia età. I sedicenni di oggi sono 23-24 anni della mia età, cioè sono anche strutturati in un certo modo, hanno chi arriva a giocare in Serie C ha comunque una struttura. E quindi, se sei bravo emergi, beh, se no vuol dire che non sei senza bravo. Senza dirti che Bergomi 18 anni ha vinto il mondiale. Come la Juventus Under 23 e l'Atalanta Under 23, esatto, che stanno disputando un ottimo campionato. La Juventus ha pochi punti dal Pescara, esatto. L'Atalanta con due società importantissime alle spalle, no, Enrico, però ancora più giovane del Pescara. Sì. Si parlava di questa squadra, tra l'altro, alle spalle. Si parlava di responsabilità. Scusi, ha una società che non gli fa mancare nulla, o no? Non mi sembra Totò. che a volte si viene a sapere dopo in altre piazze che 2-3-4 mesi di ritardo negli stipendi. Ecco, io su questo vorrei dire una cosa anch'io. Aspetta, dopo sì. Totò, fammi sentire Totò.
Ma io non posso che ripetere quello che ho detto finora e che ho detto anche la settimana scorsa. Cioè, il problema nasce nel momento in cui questa squadra non viene costruita. Voglio dire, le colpe più gravi sono state quelle della gestione precedente, voglio dire, perché se tu non riesci ad avere una squadra base dopo 6 mesi e mezzo di campionato, vuol dire che hai sbagliato tutto. Non puoi dire che la squadra è tutta acerba, che non ci sono ragazzi che si sacrificano, puoi dire quello che ti pare. Ecco, vi posso però, se chiedere, tu non costruisci, anzi, una squadra, te lo chiedo, il giudizio sul lavoro di Delli Carri è cambiato con il passare delle giornate? Ma guarda, se leggiamo, riprendiamo tutti i giornali, vedrai che tutte le scelte che ha fatto hanno approvate tutte, perché erano tutti fenomeni, tutti vero, quanti. Per cui, poi però è il campo che dà la risposta. Dopo il campo ti dice, sì, però quelli che hanno visto in campo immediatamente, allora, tutti bravi, tutti bravissimi, tutti eccezionali, dopodiché all'improvviso ti accorgi che questa non è una squadra. Ma non lo è stata. E mo adesso allora mi diverto a dire una cosa che non penso, ma la dico. Vuol dire che adesso negli ultimi tempi giocavano contro Zeman e adesso giocano contro Bucaro. Sì. Mo che venissero a fare le smentite. Non lo so, obiettivo? Ho detto, fermo, ho detto, dico una cosa che non penso, nel senso giocano che contro loro stessi, lo sto dicendo per provocarli, provocarli, sperando che arrecanati, come ogni tanto si sente dire la squadra gioca contro, ma no, contro chi? No, ma no, non mi riferisco. Ti ho detto il perché. Seri, dai, no, non è questione di essere seri, l'ho fatto la premessa, è per stuzzicarli e provocarli. Genoa. Scusami Andrea. Ha accorciato le distanze il Genoa con Vasquez. Inter Genoa 2-1, Juve Stabia Casertana 0-0, Juve Stabia che lamenta la mancata concessione di un rigore. Prego. E che comunque prima uno poteva essere preoccupato prima della trasferta di Sassari, perché giochi con la Torres che dall'inizio dell'anno che sta primo o seconda. Andiamo a Recanati. Fa tutto il rispetto. Più preoccupati oggi che sì, venerdì. Con tutto il rispetto per la Recanatese, puntini in sospensione. Ma voglio vedere. Delicati, domani invece ti rifaccio la stessa domanda. E non posso discostarmi. Cioè, cambiato il tuo giudizio. Non posso discostarmi molto da quello che diceva. In maniera esaltante. Da quello che diceva. A parte Luca, tutto, che aveva espresso un giudizio diverso. E noi all'inizio, forse perché io per primo non mi sono soffermato molto, a differenza di Luca, sul curriculum dei vari giocatori, e forse qualche dubbio ce lo dovevamo porre prima e non dopo determinati eventi. Riccardo, e poi Paolo, Delli Carri sia un direttore sportivo bravo ed esperto, nulla da dire. Sai, Riccardo, quello che ha detto prima Totò, tutti all'inizio forse non si conoscevano neanche, ma anche la stampa organizzata aveva parlato di una squadra con degli acquisti di giovani di valore, e forse Luca è stato uno dei pochi, mi ricordo che tu avevi delle perplessità. Poi chiaramente è il campo quello che vale, tu puoi prendere un giocatore che arriva da una squadra con una potenzialità, Tommasini, Zema non lo vede, diventa scarso e viene ceduto, oppure non rientra nei piani. Io ribadisco il concetto che è una squadra giovane, che ci sono dei giocatori di valore, e ti faccio dei nomi: per me Cangiano è un giocatore di valore, a Cornero è un giocatore di valore, sono giocatori che secondo me possono avere un futuro. Cupone sta disputando anche per me una distretta stagione, considerando che è l'unico vero attaccante che abbiamo, che è l'unico che ci mette comunque l'anima, perché se voi, che molti di voi avete sempre dedicato Cupone contrariamente a me, Cupone, se giocassero tutti come Cupone con la foga che ha, probabilmente qualche punticino più potevamo averlo in classifica. Paolo, perché scuoti la testa? No, io credo che quest'anno ci siano stati degli errori di valutazione di Delli Carri piuttosto evidenti. Voglio dire, lo scorso anno Delli Carri a gennaio portò Rafià e Merola, se non mi sbaglio, e Mesic. Quest'anno andiamo a vedere chi è arrivato a gennaio e andiamo a vedere, insomma, adesso lo possiamo dire dopo 30 giornate di campionato, che probabilmente questi giocatori, come diceva Luca, sono futuribili. Tra 2-3 anni probabilmente giocheranno in Serie A tutti, con la Juventus, con il Milan e con l'Inter, ma oggi questa squadra dimostra di valere la classifica che ha, e se questa squadra è sesta in classifica, evidentemente è una squadra con valori mediocri. Luca, che ti senti di dire sul lavoro del DS? Perché poi alla fine
così come la stagione dell'allenatore è valutata in base ai risultati, anche il direttore sportivo, no? Io spesso mi confronto anche privatamente anche per il tuo lavoro, con no? Daniele Dell'Icari, esatto, per lavoro. Io lo stimo perché per me è un bravo direttore sportivo, è molto, molto dentro il calcio, conosce, ha degli ottimi rapporti. Ha fatto anche un discreto mercato di gennaio, però per me in estate sono state sbagliate tantissime scelte. Ma più in estate che a gennaio. No, a gennaio tutto sommato ha fatto anche bene, perché Meazzi è un giocatore interessante e Capone era un'opportunità di mercato quasi paga. E non gioca mai dall'inizio. Paga quasi Capone per venire a giocare a Pescara, era un'opportunità. No, dico Meazzi... Non gioca, sì, Meazzi non gioca quasi mai dall'inizio, però le squadre si fanno in estate, Enrico, non è la solita frase, io sono contro le frasi fatte nel mondo del calcio, però in estate tu devi fare la squadra, una squadra che partiva con delle ambizioni, quantomeno per provare a ripetere l'ultima stagione, non può presentarsi con Vergani che, mi dispiace dirlo, ad oggi è un mezzo giocatore, un atteggiamento dovrebbe rientrare per la prossima gara con la Carrara, imbarazzante, sì. Il calcio di rigore battuto da Vergani contro il Perugia è stato imbarazzante. Di rigori imbarazzanti l'abbiamo visti anche in Serie A. No, ma si può. No, attenzione, Enrico, lo puoi sbagliare? Sì, lo puoi sbagliare. Sì. Proprio come atteggiamento quando entrava in campo. Tommasini, reduce da una stagione dove ha segnato 6 gol, 6, 7, 8 gol col Taranto, in una squadra dove la fase offensiva era inesistente. Tant'è vero che ti sei ritrovato con Cuppone che non è attaccante a fare il centravanti. I giovani, a Cornero per me è stato un grande colpo, forse il migliore di Dell'Icari. Merola era un altro punto interrogativo, perché Merola in questo momento è un giocatore che non è né da Serie C alta né da prospettive di Serie B. È uno di cui parliamo e dice può fare bene, non è mai esploso, mai. E ha avuto tante occasioni. Sì, infatti, no, sta facendo bene, però non è un trascinatore, però non è quello che ti fa vincere i campionati, Totò. Ma non è uno di quelli che ti fa vincere i campionati. È l'unico giocatore. Ma che deve vincere da solo, vince il campionato? No, appunto, ti sto dicendo, non è. Scusami. No, figurati, ci mancherebbe. Insomma, se giochiamo alla rovescia. No, io ti sto dicendo. Quando vanno male le cose, vanno tutti nel calderone, no? Quindi no. Chi più era no, solo meno, era no. Solo per dire che non è quel top player che ti fa fare la differenza in Serie C, questo Totò poi sta facendo bene, però non è un caso che Zeman l'ha fatto sempre giocare Luca, ma qual è questo top player? Evidentemente a me non piace, non ha concorrenza, ma se non gioca Merola, ma chi gioca al posto di Merola, scusami Luca, ma se non dovesse nessuno, perché non c'erano le alternative, ho capito, certo, non sono state costruite, però ha segnato 10 gol e il capocannoniere della squadra rispetto al girone d'andata sta facendo molto meglio. Bene pure quando la squadra gioca male, questo è il problema, voglio dire. Quindi, diciamo che Merola ha risentito all'inizio del fatto che la squadra girava male, adesso sta giocando meglio. Adesso non è il Merola dell'anno scorso, però è un vorrei citare tra i salvabili il portiere, perché per me il portiere ci ha portato veramente tanti punti quest'anno. Ecco, lui è stata una bella rivelazione. Ecco, io l'anno scorso cantava Bennato, no, salviamo il salvabile. No, per non buttare via tutta la squadra. Pizzari sarà l'uomo mercato del Pescara. Esatto, Pizzari è un... Mi sembra scontato dirlo. È vero. Antonio, posso dire una cosa? Prego. Allora, secondo me Plizzari è stata l'unica cosa vera che ha fatto Zeman, perché ricordato, Zeman ha sempre giocato col portiere che esce fuori, Anania, e siccome Plitz non è capace a calciare, si è inventato questo lancio lungo per Cuppone, cioè lui è diventato l'attaccante in più, voglio dire, Pizzari. Quanti gol ha fatto Cuppone sul lancio di Coira? È stato una delle cose migliori che ha fatto Zeman in questo disastro. Rendimento molto migliorato rispetto all'anno scorso, quello di Pizzari. Scusate, posso fare una domanda? Gentilmente qualcuno mi dà possibilmente una risposta? Qualcuno in generale. Cosa. Sì, ma può essere che in questa squadra, con tutti i discorsi che stavamo facendo, Floriani, Mussolini, là come che si chiama, gioca bene, di colpo è penoso e sbaglia uno o due partite. Dall'altra parte Milani, come diceva prima Teo Hernandez all'inizio, il terzino era per dire che sembrava chissà che, poi sbaglia altre partite. Di Pasquale, che ho nominato all'inizio, le ultime due partite una cosa penosa. Brosco
pure c'è stato un momento e poi col Pineto l'incidente. Ma questo è il problema, che ognuno si è appunto conto, brava, poi ma vi sembra normale? Scusa, che non è normale, che ci però sia... abbiamo chiesto all'inizio che. Però vogliamo dire che Zeman ha fatto dei danni irreparabili? Zeman ha fatto dei danni pazzeschi quest'anno, anche se è tuo amico, a me dispiace perché mi si chiama Zeman, è stato il problema. Questa è la verità. Zeman è arrivato, non ha capito nulla della squadra, o i giocatori non hanno capito nulla di lui. O lui o la squadra, qualcosa non c'era. Va bene, è vero. Perfetto. Facciamo finta che è vero. Ha detto che il mercato, che la squadra è la più forte dell'anno scorso. Ha avallato il mercato, non ha mai messo la stessa formazione quando lui è. Ho capito, ma tu non mi fai parlare. Io non sono mai riuscito a parlare con te stasera. Allora, a meno che mi alzo e urlo, se no non riesco mai a parlare. Allora, Andrea, pure lui, non ti sto nemmeno interrompendo. Sul rigore Candellone, quindi Juve Stabia avanti a 9 minuti dal 90esimo. Juve Stabia Casertana, giusto? Sì. 1-0. Termino, scusami. Adesso andiamo avanti con Bucaro, che era il suo vice, che è uguale a lui, e non cambia la situazione. Non è uguale a lui. Dai. Ma scusami, se è stato il suo vice, che cosa ha cambiato? Vabbè. No, nel senso che è un'esperienza diversa. Antonio, tu sai quanto ti rispetto come giornalista. Dimmi le differenze che hai trovato. Le differenze nella sua carriera. Non ha fatto il vice, ha fatto 7 anni, ha fatto l'allenatore in prima. In Serie D, in Serie però C. Nelle due partite cosa ha cambiato? No, infatti, purtroppo poco. Ma domani si gioca a Recanati. Voglio vedere che fanno con la Recanatese. Vogliamo sentire un attimo l'allenatore della Recanatese dopo la sconfitta di misura subita a Perugia proprio negli ultimissimi istanti. Filippi. Ma tutte le partite si possono risolvere con l'episodio, soprattutto quando c'è giocatore di qualità come Sbaffo, come Melchiorri, come Seghetti, come Lisi, come Silla stesso. Però fino all'87esimo avevamo concesso un tiro, così come anche noi avevamo più volte creato problemi in avanti al Perugia. Siamo stati poco fortunati e poco lucidi negli ultimi metri, però fa niente perché il punto non ci avrebbe cambiato gli equilibri per quello che è il nostro cammino. La prestazione sì, la prestazione ci rimane, e martedì siamo pronti di nuovo a entrare in campo e vendere cara la pelle per fare 3 punti. La Recanatese dunque vuol vendere cara la pelle perché deve uscire da queste sabbie mobili, Paolo. Eh sì, sarà una partita difficile e complicata. Io ricordo ancora quella gara dell'andata in cui arrivò quel gol proprio al 90esimo in una partita in cui il Pescara. Lì c'era Pagliari come allenatore. C'era Pagliari, tra l'altro in una partita in cui il Pescara giocò molto male, subì tantissime ripartenze da parte della formazione marchigiana. Ma quella di domani, Enrico, io la definirei, senza esagerare, dopo quello che abbiamo visto, una partita quasi da dentro fuori, perché dopo sconfitte che intendi, da dentro fuori? Se domani play-off, un play-off, ma credo proprio per una questione di futuro, se domani non si fa risultato pieno a Recanati, io credo che il campionato del Pescara possa davvero non dico dirsi chiuso, però se tu dopo 4 sconfitte nelle ultime 5 gare non vai a Recanati e vai a vincere, con tutto il rispetto per la Recanatese, che mi sembra che sia la squadra che ha fatto deve vincere a Recanati. Chi l'ha detto? Lo dico io, lo sto dicendo io. Il Pescara deve andare il Pescara deve andare a Recanati per vincere la mano. Il Pescara dovrebbe essere, voglio dire, la Recanatese è la squadra che ha fatto meno punti negli ultimi 4 mesi. Ci sarà un motivo? Oppure è la squadra che ha fatto meno punti negli ultimi 4 mesi? Un motivo ci sarà. Ma la colpa è di Zeman. Non capisco quando dici siamo fuori da dove? Perché no, una partita da dentro fuori, perché domani ci si gioca anche. Voglio dire, non ci si giocano solo i 3 punti, ma anche una dignità calcistica, perché dopo quello che si è visto in questi ultimi 2-3 mesi, io credo che insomma la squadra debba prendere coscienza. Però un attenuante la squadra ce l'ha, perché adesso sono ancora confusi, poveri giocatori, dalle cose strane di Zeman, come diceva Riccardo. E quindi diamo gli attenuanti. Avanti al Pescara ospiterà l'Arezzo.
La Carrarese giocherà in casa con il Cesena, Cesena che però ha un qualche squalificato, Andrea, mi sembra l'attaccante di colore, non dovrebbe esserci. E poi vediamo un po' l'altro turno, il Perugia va a Chiavari con Lentella, sulla carta potrebbe essere un turno favorevole, ma ovviamente sulla carta, questa carta che si è un po' strappata negli ultimi tempi. Non ci sono aggiornamenti questo. No, voglio dire, cambia poco, nel senso, anche se vince a Recanati, quinto posto, quarto posto, sì, sono ancora raggiungibili, ma dipende dalla reazione che ha la squadra, se si ritrova, no? Enrico, sono le prospettive. Esatto. Tu puoi chiudere anche al quinto posto, al quarto già sarebbe diverso, ma sono le prospettive. Tu Pescara ad oggi come li affronti i prossimi playoff? Con quali prospettive, con quali certezze? Cioè, è vero, oggi con nessuna certezza. No, zero. Tanto zero. Mancano troppe partite ancora, quindi per carità. Devi dare continuità eventualmente a una prova e a una vittoria. Il campionato non è finito. Cioè, non ci infatti, ho detto devi dare continuità eventualmente a una buona prova. Quanto meno positiva. Ma ha sempre fallito la prova della continuità, Francesco. E appunto, voi vedete una squadra migliore proprio perché a questo punto ti devi attaccare alla speranza che si sveglino. Ho capito, ma lo so, Antonio, quando il tifoso per strada, perché tu giri molto anche la mattina presto, ti chiede: ma sto Pescara, no? Cosa rispondi? Io rispondo di solito quando ho staccato la spina. Vabbè, adesso riaccendila un attimo per no, ma questa è la risposta. Se l'ha staccata Totò è grave, perché significa che no, veramente non mi sono divertito. Cioè, gli incoraggi, cerchi di dare una spiegazione. No, proprio non ci riesco. Gli dico lasciatemi perdere. Dicono, ma di chi è la colpa? Non lo so. No, veramente l'unica cosa dove parlo è con voi qui. Quindi indifferenza. Indifferenza anche perché spesso, lo confesso, davanti alla televisione mi addormento quando vedo il Pescara dopo 20 minuti, mezz'ora. Quindi non ti abbiamo visto nemmeno più allo stadio le ultime partite. Non ho manco idee chiare. Allo stadio è ritornato poi nelle ultime gare? Ho visto un tempo, perché lui mi ha lasciato a piedi. Con l'autostop. Quindi capisci anche il tifoso che perde la voglia di andare allo stadio? Sicuramente, sì, sicuramente c'è una tantissima amarezza. Perché veramente il problema serio, sai qual è? È che all'inizio c'era tantissimo entusiasmo. Cioè, poi sembra che ce ne siamo dimenticati, è vero. Ma non solo per Zeman, per la squadra pure, però la squadra molto giovane, ragazzi interessanti, c'è stato tantissimo entusiasmo. Dopodiché... Ma poi in un campionato di Serie C, società tipo Catania, Avellino, Vicenza, Triestina hanno investito molto e non riescono a vincere. Perché hanno sbagliato? Il Crotone, stessa situazione nostra, cambia allenatore, prende uno dei migliori sulla piazza, Silvio Baldini. Beh, un nome. Due partite, due sconfitte. Il nome, sì. Quindi che cosa si deve Baldini fare? Non ha cambiato nulla, no, come Bucaro. Vuol dire che il Crotone è scarso per quelle che sono le ambizioni del Crotone. Settimo in classifica il Crotone. Settimo in classifica. Appunto, dico, magari certo, pensava di fare secondo, terzo. Peggio di te. Questo sia ben chiaro. Come? Non devi mai vedere chi fa peggio di te, ma chi fa meglio. Questo è un accordo. Tipo il Mantova, anzi, il Mantova ora sta rischiando perché soltanto 4 punti distanziano Mantova e Padova. E lì è una lotta aperta. Sì, no, dico, aveva tanti punti di vantaggio. Sì. Questo vantaggio sì. Si è limitato. Se posso aggiungere una cosa, io penso che la partita di domani sia importante soprattutto da vedere quello che fa l'allenatore, cioè lui... Questa uscita che ha fatto, è ovvio che l'ha fatta proprio per... Ma ti è piaciuta o no questa uscita? Secondo me sì, ha fatto l'intervento giusto, che presuppone però un seguito al momento in cui si va in campo. Per cui io mi aspetto che comunque lui provi a trovare un assetto diverso, ma soprattutto motivando la squadra in altro modo. Per cui credo che sia un esame soprattutto per lui, per come riuscirà a tenere in piedi questa squadra che in questo momento non esiste. Io voglio dargli questa,
questa fiducia, nel senso che lui comunque ci proverà e ci sta provando con i suoi mezzi. No, io non, secondo me 3-4 sì, cambi li fa sicuro della formazione. Il tempo reale che però riguarda la San Benedettese, prima abbiamo detto che è stato esonerato Lauro, in realtà è arrivata subito la scelta della San Benedettese, a noi avevamo detto che probabilmente si sarebbe deciso domani. Marco Alessandrini è il nuovo allenatore della San Benedettese, è stato diramato poco fa Marco il comunicato ufficiale, ex allenatore della Recanatese, tra le altre cose del Genoa. Prego. No, qui si pensava all'ex sindaco, ma non è lui. È un omonimo. No, è fratello di Emilio Alessandrini. Ah, un altro Marco Alessandrini. Vabbè, cerchiamo un po' di sdrammatizzare perché stanno arrivando tanti. Paolo, hai ulteriori notizie su questo episodio che ha coinvolto Luca Sasanelli, l'attaccante del Pescara, arrestato per violenza privata? Notizie ulteriori no, però sono arrivate altre conferme, diciamo, da altre fonti, quindi diciamo da questo punto di vista insomma, la notizia è quella. Anche questa notizia può cambiare qualcosa tra i compagni di squadra? Certo, ma non è una bella notizia, quindi. No, non è una, diciamo che il periodo non è bello in generale, però credo che insomma la squadra non risentirà di questo. Chiaramente la squadra in questo momento deve essere anche vicina a un compagno di squadra che in questo caso ha un problema, ripetiamo, sperando che tutto possa essere chiarito. E per stare vicino. Andrea, tu non hai avuto conferme dalla società? No. No. Però. Da nessuno della società è arrivata questa diciamo così ufficializzazione. Abbiamo provato a contattare un po' tutti, ma su questo fronte niente. Fammi dire una cosa. Però Riccardo, però, no, su questa notizia volevi aggiungere qualcosa. È stato arrestato, non è stato condannato, quindi voglio dire adesso. Cioè, finché non è provata, poi c'è un giudice che dice che ha fatto qualcosa. È stato e infatti ci ha detto niente. La notizia, no, perché il diritto, no, ma sai, poi è molto facile che qualcuno ti denuncia, poi magari risulta che non è vero, però molte volte non infatti lo dico, perché abbiamo detto, ci auguriamo che il ragazzo possa chiarire. No, perché certo, ma è chiaro, poverino, ma quello è scontato. Cioè, io non so se cosa ha fatto, però è stato arrestato per violenza privata. Non sappiamo niente, non è stato condannato, quindi infatti la squadra deve dargli una mano, perché finché non c'è una sentenza un innocente a casa mia, quindi diamo una mano a sto ragazzo, perché non cioè perché purtroppo la vita porta che quando un arrestato già è colpevole. Questo è lo stato, guarda, noi quando un arrestato abbiamo è così. Il compito di dare la notizia, anzi ci siamo. Non noi, però dici la squadra ne risentirà, la squadra dovrà aiutarlo a vedere di dargli una mano a sto ragazzo. Uno, due, però non diamo alibi alla squadra per questa cosa, cioè ci che sia un altro alibi, no. Domani la squadra deve andare, come diceva Francesco, a Recanati, tirare fuori gli attributi, fare un partitone e vincere. Questo deve fare la squadra, non deve fare nient'altro, o quantomeno metterci tutto quello che ha, perché può anche essere che hai dei limiti e non ce la fai. Anche perché poi affronterai squadre anche. Bravo, ma noi tutti che vediamo lo vedi se ci metti l'anima e poi non vinci. No. Può esserci, ma è la cosa che di questa squadra negli ultimi 2-3 mesi ha dato un po' fastidio è la svogliatezza, il fatto di dire vabbè, giochiamo senza un minimo impegno. Francesco. No, era solo per fargli notare che ha parlato per 3 minuti e 12 secondi e non l'ho interrotto. Fatto che ci siamo distratti. No, io non l'ho interrotto. Notizie. Quindi, che dite Paolo, Luca, qui? Ma no, ma è la notizia, hai detto ben bene, la notizia è quella. Sì, è chiaro che in questi momenti è anche un po' difficile, però la squadra ha il dovere di rimanere concentrata e di dare risposte sul campo in questo momento. Poi, come dicevamo anche prima, su questa questione l'augurio è che possa essere tutto chiarito, possa essere tutto risolto. Noi siamo tutti garantisti e quindi chiaramente speriamo e ci auguriamo che il ragazzo possa chiarire gli addebiti che gli sarebbero mossi.
Allora, Luca, sei capitato proprio in una puntata un po' particolare. Mi spiace perché quando torni a Pescara vorresti sentire belle notizie. Sapevi che la squadra stava girando le notizie. Però è bello ritrovarci e ritrovarvi. Quella è la cosa più bella. Poi, chiaro, purtroppo questa sera ma come ci hai ritrovato notizia. Invecchiati rispetto a settembre scorso? Assolutamente no, sempre alla grande. Ma noi ti seguiamo, eh. Ma anche io a voi. Anche io voi. So che ti fanno arrabbiare. Sì, lo so. Totò, che ti aspetti? Ce l'avete tutto con Riccardo. Da queste 9 giornate, Totò, che tu che ti aspetti? Ma no, guarda, io secondo me il problema, la cosa più importante è quello che farà l'allenatore, Bucaro. Nel senso che lui... Hai più fiducia, scusami, oggi su Bucaro o prima con Zeman? Come? Hai più fiducia ora con Bucaro o prima con Zeman? No, più fiducia dopo aver visto quei 6 mesi, ho più fiducia su Bucaro che possa migliorare. Nel senso perché quello che ho visto è stato veramente pessimo in generale. Però, voglio dire, lui adesso ha questo compito di rimettere in piedi una squadra che non c'è più, quindi anche perché anche la prima vuol dire non è che sia stata eccezionale, però abbiamo visto che so, la difesa un po' più attenta, qualcosa. Io credo che lui adesso debba veramente provare a trovare la squadra giusta, voglio dire, perché dargli un equilibrio magari anche diverso, la capacità di reagire, la compattezza, sono tutte cose che magari. Però a coloro che sostengono, e non c'è la controprova, questa squadra se non ci fosse stato Zeman sarebbe in fondo alla classifica. Vabbè, è il discorso di chi non c'è la controprova. L'ha detto, non c'è controprova. Molti dicono Zeman almeno è riuscito a portarla al quarto posto, al quinto posto, al sesto posto. Io non lo so. Nel calcio contano certo i fatti. Se ricordiamo com'è finita, insomma è finita male anche per colpa di Zeman, la partita col Foggia c'è la sua coscienza, o no? Questo dell'anno scorso. L'anno scorso, certo. Sì. Quindi di che parliamo? Sicuramente voglio dire, quello che ha fatto. Tu Luca a queste osservazioni cosa rispondi? Io sono d'accordo con quanto ha detto Antonio, ma anch'io ho sempre pensato che lui aveva delle grandi responsabilità nella partita contro il Foggia. E a me personalmente sarebbe piaciuto vedere un altro tipo di allenatore sulla panchina del Pescara, con tutto il rispetto per Zeman, con tutto il rispetto per Zeman, perché ci sono tanti allenatori bravi, tanti allenatori giovani e si poteva fare anche una scelta diversa. Purtroppo devi vedere anche quello che puoi offrire agli allenatori. Io non so quanti altri allenatori avrebbero voluto accettare una sfida in una piazza importante come Pescara con una squadra giovanissima. Bravo. È l'unico che... Non so nemmeno quale altro allenatore magari avrebbe accettato questo tipo di squadra. Per quello ti dico, perché se tu ti vai a sedere al tavolo per dire, ti faccio un nome con Attilio, Tesser, sicuramente vuole una squadra per vincere con determinati calciatori. Idem Toscano, idem altri profili che in Serie C possono fare la differenza. A Trieste forse stanno rimpiangendo Tesser. Ma a Trieste lì il problema è che avevano la potenza senza controllo, cioè i soldi senza un Daniele Delicari, cioè senza un direttore sportivo secondo me bravo, con tutto il rispetto per quello che c'è, questo è un mio modestissimo giudizio. Attilio sì, ha fatto bene Attilio Tesser, non lo dico perché lo conosco, però perché è stato mandato a casa. Sì. È stato mandato a casa. E le cose non sono migliorate. Le cose non sono migliorate, anzi. A conferma che anche allenatori che hanno vinto nonostante l'Escano, che anche nell'ultima partita ha fatto una doppietta. Più di un campionato di Serie C. Allora, squadra importante, non solo l'Escano. Costata tantissimo. Andrea, possiamo chiudere dicendo cosa? Allora, che è finita a Castellammare di Stabia, la Juve Stabia batte 1-0 la Casertana e mantiene dunque il suo vantaggio sulle inseguitrici, in particolare sul Benevento. A San Siro siamo all'81esimo. Sempre Inter avanti 2-1 su Genoa. 2-1. Vabbè. Riccardo, domani sera tu è lì. Sei fiducioso? Caspita, che domanda! Non lo so. Mi auguro di sì, però se ti dico sei fiducioso, Francesco? No. Pensando al Pescara, no. Mi auguro di sì. Paolo? Io sono abbastanza fiducioso. No. Sì, sempre. Fiducioso. No, ma per domani sera sì, perché dopo aver toccato per l'ennesima volta il fondo. Si può solo Luca, migliorare. Questa è la domanda più difficile della serata. Questa è la domanda più difficile della serata. Essere realistico. Fiducioso.
Se devo parlare con il cuore da tifoso, spero di sì. No, non sono fiducioso né per domani sera né per il finale di campionato, purtroppo. Toto? No, io l'ho già detto, quello che è sotto esame veramente è Bucaro. Sotto esame, secondo me, con la possibilità di farcela, nel senso che a me non è dispiaciuto quello che ha detto a fine partita, non mi era dispiaciuta la sua prima uscita, quindi deve fare una cosa da allenatore, è quella di cominciare a costruire questa squadra che purtroppo nessuno ha costruito prima di lui. Andrea, grazie. A Maurizio Daguin in regia, ad Antonio Di Berardino alle telecamere, grazie ovviamente a Riccardo Clinco, a Francesco Di Francesco, a Paolo Renzetti, a Totò De Leonardis, grazie soprattutto a Luca Cilli che è tornato da Milano e quindi pur avendo pochi giorni a disposizione gli faceva piacere stare con noi, parlare del Pescara, quindi lo ringraziamo doppiamente augurandogli una buona stagione a Sky, dove torneremo a seguirti sempre con grande interesse. Noi ci vedremo lunedì prossimo, penso, perché probabilmente si giocherà Pescara-Carrarese, non sappiamo l'orario, quindi speriamo intanto di vederci lunedì prossimo sempre alle ore 21. Grazie per averci scelto.